Non più, più delle altre, insomma, anzi, quando le cose si fanno con piacere sono anche più facili. Era una bella soddisfazione, la signora? Direi di sì. Ha creato comunque un'energia positiva intorno, cioè una bellissima esperienza. Comandamenti, no? Sono stati dati da Dio sul Monte Sinai. Il Padre nostro è l'unica preghiera che ci ha lasciato Gesù Cristo. Quindi questa è la vera religione. Allora, la dottoressa, prossima laurea ci ripete quale sarà? Scienze politiche. E come mai? Così. Io ho fatto politica prima, quindi ho fatto il consigliere comunale. È stata difficile questa laurea, signora? È stata difficile? O... Non più, più delle altre, insomma, anzi, quando le cose si fanno con piacere sono anche più facili. Era una bella soddisfazione, la signora? Direi di sì. Dottoressa, in giurisprudenza, Maria Zagavoto, con il plauso di tutta la commissione per la... Grazie. Non aveva molto, molto, devo dire, precisa, molto piena di entusiasmo, ma anche molto curiosa, insomma, quindi molto stimolante da questo punto di vista. Che lei è stata anche tenente della Croce Rossa, per cui ci teneva comunque a questa distinzione tra una coscienza di tipo appunto legato al di tipo medico, legato alle neuroscienze, invece una coscienza che si acquista con la libertà delle proprie scelte, quindi anche il diritto di fare delle proprie scelte e di portarle conseguenzialmente, di essere tutelata appunto anche nella difesa appunto delle scelte che si facevano. È stato un dono perché con la sua anche la sua linearità, insomma, no? E comunque ha creato comunque un'energia positiva intorno, cioè una bellissima esperienza che è stata comunque vissuta da tutti noi, anche della cattedra che comunque l'abbiamo accompagnata, e diciamo che diventa veramente un esempio di positività anche sul concetto di tempo, perché il tempo appunto non è che non segna il confine di alcune scelte, ma invece è il tempo che viene vissuto nella sua profondità in ogni momento.